Le labbra belle morbide. Molto buono anche questo, sempre Color Trend. È il blush stick, così, il colore Lacy Petal. Mi sembra ce ne fossero due. Vediamo cosa dice. Balsamo luminoso per labbra e guance. Ed è vero, io lo utilizzo anche, faccio di solito così, lo tampono, lo vado a mettere e poi lo stendo un attimino, lo sfumo un po' con le mani. A me piace molto, ha un applicatore molto carino, vedete che si tira su così. Ed è di quanti ml? Vediamo se lo trovo. Ma non lo so, comunque una bella quantità. Poi vado a mettere anche un goccino sulle labbra quando magari non voglio mettere nulla di particolare sulle labbra. Vi faccio anche qui un grande swatch sulla mano. E questo qua. Vi faccio un po' di... Spero si veda, ragazze. Voilà. Questo anche ve lo consiglio, è praticissimo da mettere in borsetta, vedete, si chiude così. Carino, carino, carino. Poi, sempre Color Trend, gli ultimi acquisti sono gli ultimi nel senso di tempo, è l'ultimo acquisto che ho comprato io. Sono questi bellissimi, secondo me. Come si dice? Ombretti liquidi metallizzati e ho preso tutti e tre i colori, erano in offerta 8 ml. Abbiamo il colore, chissà se c'è un numero o qualcosa, dovrebbe. Look at me, vediamo un po' se gli altri hanno un altro nome. Sì, questo è Look at me, questo qua, molto carino, spero lo vediate. Bellissimo applicatore, vedete, è un pennellino direttamente, si va a schiacciare, vi faccio lo swatch, a schiacciare finché arriva il prodotto e a pennellare. Molto bello come colore, veramente, sono tutti e tre bellissimi e secondo me sono ancora più belli con la pelle abbronzata. Eccolo. È questo marrone qua. Unico neo, se si vuole definire neo, comunque, quando si usano questi ombretti in crema o liquidi, comunque, bisogna aspettare un po' che si asciughino bene. E quindi non bisogna avere assolutamente fretta. Io stamattina ho messo questo verdone e giravo un attimino così senza dover sbattere le palpebre per evitare che appunto il prodotto si spargesse in giro. Non bisogna avere fretta, bisogna essere tranquille, avere un attimino e aspettare che si asciughi il colore. Come faccio a sapere che quando si asciuga il colore ci se ne accorge subito? Perché al momento della stesura il prodotto è freddo, è fresco e al momento piano piano che va asciugando si prende il calore della pelle e non lo sentite praticamente più. Questo è bellissimo, è un lime, un verdino giallo, tutti metallizzati, sempre stesso applicatore che trovo comodissimo. Questo forse voi non lo vedrete molto, effettivamente credo che vada usato su una pelle più abbronzata. Lo utilizzerò quest'estate, questo qua, perché è molto chiaro. Secondo me sono anche molto buoni per fare una base. Ma anche utilizzati da soli sono stupendi. Eccolo qua. Aspettate, non so se riuscite a vederlo. Si trova qua sotto. Spero che vediate qualcosina perlomeno. Giallino verde, molto carino. Quando si asciuga diventa un po' oro. È quello che mi gusta di più, è questo verdone petrolio. Il giallo oro era Flirty, invece verdone petrolio è Wow, si chiama Wow. Bellissimo. Ora lo stendo, magari si vedono un po' nelle
spennellate quando lo applicate fresco, però con un po' di pazienza si riesce ad applicare in modo uniforme e diventa veramente bellissimo. E questo è il verdone petrolio, che è quello che indosso io ora. Questo ce l'ho da 9 ore ormai. L'ho messo anche sotto con questo pennellino, è veramente pratico. E questi sono i prodotti della linea Color Trend che io vi consiglio tranquillamente tutti. Poi, secondo me, uno dei prodotti migliori, ma proprio the best, che ho comprato io della Avon, sono queste matite della linea Super Shock. In realtà sono degli eyeliner in gel, però in confezione matita. Molto molto morbidi, ma molto resistenti. Io la matita nera normalmente la utilizzo nella rima inferiore interna dell'occhio e nella rima superiore sempre interna dell'occhio. E quindi, insomma, se una matita non è più che buona, non tiene molto. Questo ha un nero intenso, questa è la mia, un po' morbida, ma ha anche una buonissima tenuta. Ora vi faccio vedere il nero, che cosa è. Guardate qui, che nero bellissimo. Veramente, vi faccio giusto solo una riga, così guardate, splendido. Senza dover calcare niente, sempre morbidi sono. Stessa linea, ho preso anche un metallizzato grigio, fantastico anche lui. Lo metto qua. Questo va anche benissimo per fare delle basi. Spero si veda. Aspettate, non si vede niente. Lo metto qua insieme, vicino ai blush. Eccolo. Questo, fantastico. Veramente spettacolare. Se poi invece voi volete sfumarlo con le dita, ne mettete un po' di più, rimarrà solo i brillantini, molto belli, molto fini, veramente bellissima, specialmente la nera, ve la consiglio. Poi altri prodotti, ho già provato un paio di volte questi prodotti che ho preso da poco della linea Footworks. Sì, questi erano in azione una delle ultime campagne. Mi piacciono, sono buoni, hanno un buon profumo di menta. Allora, ho preso la crema intensiva anti callosità, crema per calli ad azione intensiva. Questa crema emolliente ad effetto intensivo riduce le asperità della pelle ruvida e secca, migliorandone l'aspetto in sole 2 settimane. Uso massaggiare sulla pelle secca e sulle zone callose 2 volte al giorno. Sono apertura 12 mesi naturalmente e sono 100 ml, molto buona. Poi abbiamo il balsamo riparatore nutriente per i piedi, sempre della Footworks. Ha un profumo meno intenso, niente di particolare. Ed abbiamo anche qui 12 mesi, 75 ml. Vediamo cosa scrivono. Crema ammorbidente talloni, migliora l'aspetto della pelle inaridita e ruvida grazie a un'azione idratante efficace per oltre 24 ore. Applicate con i polpastrelli e massaggiate delicatamente profondità. Attenzione a evitare il contatto con gli occhi, naturalmente. Questa invece è la prima che vi ho fatto vedere, ha anche un buonissimo profumo di menta ed è fantastica. Questa invece è la crema esfoliante, che questa qui ancora non ho provato. Sono 75 ml. Vediamo un po' se riesco a dirvi. Naturalmente ha dei granuli al suo interno, non so se si vedranno, comunque qua ha dei granuli, buonissimo profumo di menta, mentolo, molto buono. I granuli sono piccolini, però sulla pelle si sentono bene. Vediamo cosa scrivono dietro.